Allora, l'azienda nasce storicamente dal papà di Gianluca, che era uno dei contoterzisti della provincia di Bergamo, e ha dato tutto quello che ha fatto al figlio e Gianluca ha continuato a fare questo mestiere con le sue forze anche quando il papà è venuto a mancare. Poi nel 2005 abbiamo deciso insieme di comprare questo appezzamento di terreno agricolo alla periferia, nella zona rurale di Colonia Serio, verso la Muratella, e da qui è nato un po' il nuovo progetto e la nuova veste, chiamiamola così, dell'azienda agricola. Le attività principali sono tre in verità, non c'è un'attività principale perché abbiamo deciso, una volta che ci siamo stabiliti qua, di diversificare le nostre attività proprio per non concentrarci solo sull'attività agromeccanica da cui in effetti era nata la vera e propria attività del papà di Gianluca. Abbiamo deciso di continuare il lavoro della contoterzista implementando il parco macchine, di avere un'azienda agricola con una maggiore superficie in conduzione. Quindi ad oggi abbiamo circa 60 ettari in conduzione come azienda agricola e poi ci siamo buttati nel nostro piccolo in un campo decisamente nuovo che è quello del compostaggio. Dal mio punto di vista, il ruolo della donna all'interno di un'impresa agromeccanica è bivalente. È una persona sola ma ha due ruoli, quello tecnico, amministrativo, non meramente amministrativo, ecco. Di tenere insieme tutte quelle che sono le parti che sostanzialmente Gianluca non riesce a fare, ma non perché non vuole, perché non può. Lui è sul campo effettivamente e io sto dietro cercando di supportare e sostenere tutte quelle che sono le cose che lui fa. Questo accordo e questa complicità che abbiamo, l'abbiamo in tutte le cose che facciamo.